Gentili ascoltatori e appassionati di calcio, buonasera dallo stadio San Paolo di Napoli. Napoli-Inter tra pochissimo, le squadre stanno entrando sul terreno di gioco, come avrete già avuto modo di ascoltare nei precedenti collegamenti. Si tratta di una partita insomma molto importante per il Napoli, per la corsa al secondo posto, ennesimo passo falso della Roma, ottavo pareggio per la squadra di Garcia nelle ultime 9 partite. Il Napoli vincendo stasera avrebbe l'opportunità di portarsi a meno 2 dai giallorossi, con ancora 12 partite da disputare in questo campionato, quindi sarebbe un colpo indubbiamente importantissimo per gli uomini di Rafa Benitez. Pallone filtrante di Hiller, vince un contrasto, ancora Hiller dentro per il tentativo di cross da parte di Higuain, cross che viene respinto dalla difesa dell'Inter, ma pallone che viene recuperato ancora da Higuain sul destro, incrocia Mertens, Higuain, Handanovic risponde alla grande mandando il pallone in calcio d'angolo. Grande giocata del Pipita, che ha lasciato partire un destro improvviso e può partire il contropiede del Napoli. Grande apertura per Higuain, avanza Higuain molto defilato, però ci prova e finisce fuori il pallone. Non è riuscito a chiudere il diagonale, lo ha allargato un po' troppo, il pallone è finito fuori. Non era facile dopo 40 metri di corsa e soprattutto da quella posizione defilata, però ci ha provato lo stesso Higuain. C'è il cross di D'Ambrosio, spiove proprio nella zona di Andouar che lo blocca e non spreca un istante per lanciare subito Mertens. Che controllo di Mertens al volo sul lancio del portiere, ha praticamente incollato il pallone sui piedi. Higuain, pallonetto, Handanovic lo blocca. Qui Higuain ha voluto strafare con un pallonetto sul quale non c'è cascato il portiere Handanovic. Attenzione Brozovic, la conclusione alta sopra la traversa. Inter vicina al gol del vantaggio, piatto sinistro di Brozovic, pallone finito fuori. Hamsik contro Juan Jesus, ma sono già tornati 4 difensori dell'Inter. Grande giocata di Hamsik che serve Mertens, dentro per Higuain, incredibile, a porta vuota Higuain in corsa di piatto destro ha mandato il pallone alto sopra la traversa. Clamorosa davvero chance sprecata da Higuain, anche se non era facilissimo in corsa, il cross di Mertens era piuttosto alto, però insomma a porta vuota uno come Higuain non può sbagliare questi gol. Icardi per Palacio, bravo nella sponda all'indietro per Shaqiri che termina a terra, voleva la punizione lo svizzero, lascia correre il direttore di gara, avanza Callejon sulla destra, siamo al sesto minuto, ancora 0-0, ecco Callejon che scende, c'è la sovrapposizione di Strinic che raggiunge il pallone, Hamsik, gol del Napoli, ha segnato Hamsik, cross dalla destra, colpo di testa del centrocampista slovacco e il Napoli si porta in vantaggio 1-0, rete di Hamsik. Il passaggio all'indietro per Brozovic, l'apertura per Shaqiri, lato corto dell'area di rigore, reazione immediata dell'Inter, colpo di testa fuori Icardi, ha sfiorato il gol del pareggio subito la squadra nerazzurra, cross di Shaqiri, colpo di testa di Icardi, pallone che è finito fuori. Tensione al calcio d'angolo, pallone nel mucchio, il colpo di testa che finisce alto sopra la traversa da parte di D'Ambrosio. Ha colpito di testa D'Ambrosio, il pallone è finito alto sopra la traversa, ma davvero di pochissimo. Pallone che viene riconquistato da Mertens, l'apertura a sinistra per Hamsik che controlla il pallone, lo appoggia per Higuain, zona tiro, Higuain, la conclusione, gol! Strepitoso gol di Higuain, 2-0 per il Napoli. Che golasso quello di Higuain, ha raccolto il pallone, se l'è spostato da sinistra verso destra, ha teso un passo in avanti di Handanovic e poi un tiro a girare con l'interno destro, ha colpito il palo interno, palla in rete, un colpo da biliardo, un colpo da maestro. 2-0 per il Napoli, Gonzalo Higuain. Sono quei tiri che se vuoi provarci con le mani a metterla lì neanche ci riesci da 3 metri, invece lui l'ha fatto con i piedi dagli 11 metri, ha messo la palla con l'interno destro imparabilmente nell'angolo più lontano per Handanovic, nulla da fare, veramente nulla da fare. Intanto Mancini fa entrare Hernanes per Brozovic, un tardivo cambio, questo si può dire, a gara ormai abbastanza compromessa, ma è veramente stato strepitoso il raddoppio di Higuain. È da sottolineare come ancora una volta Marek Hamsik sia stato in condizione di dettare una grande azione, un giocatore anche Hamsik veramente recuperato in quest'ultimo periodo, è tornato ad essere il capitano efficace e geniale del Napoli. Santon scarica dietro, la conclusione, il pallone finisce fuori di un soffio, la conclusione di Icardi con il pallone che è terminato fuori, vicinissimo al gol del 2-1 la squadra nerazzurra. Scende Shaqiri, viene inseguito orizzontalmente da Hamsik che lo costringe ad allargare il gioco a sinistra verso
adesso Medel e Santon, bella azione di Santon, doppio passo, pallone dentro, Shaqiri, la mischia in area di rigore, salva in due tempi Anduar e poi segna l'Inter. L'Inter ha trovato il gol con Palacio, accorcia le distanze la squadra nerazzurra con Palacio che in mischia è riuscito a mandare il pallone in rete. Dunque Napoli 2 Inter 1, riapre il match la squadra nerazzurra, ci aveva già provato due volte. Napoli troppo addormentato in questa circostanza in area di rigore, una vera e propria mischia con Palacio che è riuscito a mandare il pallone in rete. In questo momento il cronometro segna il 40° minuto del secondo tempo, dunque 5 più recupero alla conclusione, Napoli 2 Inter 1, ma l'Inter ci crede dentro, attenzione, termina a terra, calcio di rigore, calcio di rigore a favore dell'Inter, è stato atterrato Palacio e viene anche espulso Enrique, doppia ammonizione per Enrique, espulso Enrique, Palacio si procura il rigore che potrebbe regalare all'Inter il pareggio, lo avevamo detto, il Napoli si è addormentato, era andato via verso la porta, bisogna dire che ormai era lanciato verso la porta avversaria Palacio, Enrique alla disperata non ha saputo fare altro che trattenerlo per un braccio. Icardi va a prendersi il pallone, un pallone pesantissimo che potrebbe dare all'Inter il clamoroso 2-2 a 4 minuti dal 90°, oppure far esplodere di gioia e riaccendere il Napoli nel caso in cui dovesse sbagliare il rigore. È il momento decisivo di questa partita, Icardi contro Andukar, tutto pronto per la trasformazione di un calcio di rigore importantissimo. Sfida Argentina. Icardi contro Andukar. Sta per partire il numero 9 nerazzurro, dà un'occhiata dietro di sé, qualche laser lo va a disturbare, gli viene puntato un laser addirittura in faccia, infatti il direttore di gara ferma tutti e dice chiaramente che non si può battere rigore in queste condizioni perché il laser viene puntato proprio sul volto del giocatore argentino. Però c'è anche un cambio nelle file del Napoli, ma credo che bisognerà attendere la battuta del calcio di rigore, sì. Vediamo che l'arbitro il laser è visibile anche dalle nostre latitudini. Sì. Parte Icardi, tutto pronto. Ecco Icardi, il tiro, il cucchiaio e pallone in rete. Ha rischiato tantissimo Icardi, ma è riuscito a segnare il gol del pareggio. 2-2 tra Napoli e Inter. Un cucchiaio rischiosissimo che è andato quasi a toccare la parte inferiore della traversa. Che freddezza però. Una conclusione tanto di classe quanto beffarda, veramente, quando sei talmente sicuro di te che rischi l'incredibile, peraltro con una serva di laser, sembrava una discoteca il volto di Icardi a un certo punto, tanti laser di fronte, ha scelto la cosa più complicata, ma dicevano i vecchi allenatori, quando ce l'hai lo fai vedere, e quindi lo ha dimostrato. L'Inter è rientrata con un finale, bisogna riconoscere, portentoso in partita. Grazie anche al Napoli che ha letteralmente offerto il fianco alla squadra nerazzurra, Napoli che si è disconnesso dopo aver segnato il gol del 2-0, un grosso limite davvero questo della squadra di Rafa Benitez. Icardi prova a far partire l'ultimo contropiede dell'Inter, fermato però da Koulibaly, pallone che viene lanciato a campanile nella zona destra del campo, recuperato da Gabbiadini che si ferma all'indietro per Hiller, 30 secondi la conclusione, prova il sinistro Hiller, deviato, calcio d'angolo per il Napoli, ultima azione d'attacco, 29 secondi al fischio finale del direttore di gara, calcio d'angolo per il Napoli con Gabbiadini, ultimo assalto, tutti i giocatori del Napoli nell'area di rigore avversaria, Andukar si allontana e addirittura raggiunge la linea di centrocampo perché sa che dopo questo corner finirà la partita. Eccolo il corner battuto, ma è preda di Handanovic che blocca il pallone tra le mani e fischia la fine il direttore di gara Rocchi. Finisce 2-2 tra Napoli e Inter, ovviamente un bicchiere quasi completamente vuoto per il Napoli che era andato in doppio vantaggio 2-0, ma si è fatto riprendere da un Inter che sembrava ormai cotta e invece è risorta perché il Napoli ha staccato la spina. Dopo il pareggio della Roma nel pomeriggio diventano coriandoli post carnevale i progetti di mettere la Roma nel mirino a meno 2 con questo pareggio che l'Inter però bisogna dire ha saputo impreziosire, meritare con un finale convincente anziché lasciarsi travolgere da un Napoli che negli spazi ampi avrebbe potuto trovare la maggiore fortuna possibile. L'Inter non solo non ha ceduto quegli spazi altrimenti letali, ma è rientrata in partita con Palacio con un gol, poi l'ottimo cambio che hai sottolineato dell'ingresso di Puskas, la squadra completamente rivoluzionata, il fallo da rigore con la trasformazione di Icardi, tutto vano, i due splendidi gol del Napoli, quello di Hamsik e quello di Higuain, veramente eccezionale. Quindi evidentemente però quando una squadra come il Napoli in casa
non sa gestire il doppio vantaggio a mezz'ora dalla fine, c'è qualcosa che non ha funzionato. Un risultato che fa sicuramente piacere alle inseguitrici, che sono in particolar modo Lazio e Fiorentina, che domani si affronteranno nello scontro diretto allo Stadio Olimpico. Chi vince domani tra Lazio e Fiorentina può davvero a questo punto creare problemi nella corsa al secondo e terzo posto sia alla Roma che al Napoli. Finisce dunque 2-2 al San Paolo tra Napoli e Inter. Abbiamo praticamente raccontato tutto, ricordo soltanto i marcatori, tutti nel secondo tempo: l'1-0 di Hamsik, il 2-0 di Higuain e poi la rimonta nerazzurra firmata da Palacio e da Icardi, che con un cucchiaio ha battuto Andukar a pochissimi minuti dalla conclusione. 2-2 tra Napoli e Inter. Da Giulio Delfino, che vi ha parlato, anche da Gianfranco Coppola e da Giulio Falchieri, che ha contribuito alla parte tecnica, l'augurio di una buona serata. Restate collegati sulle frequenze di Radio 1.